Allora, torniamo dopo la pubblicità con l'eccellenza pugliese. Abbiamo attraversato 30 minuti, affrontato 30 minuti di tematiche inerenti solo alla Serie D. Ora è tempo della Premier League pugliese che volge sempre più verso il termine della stagione. Andiamo a vedere la classifica con il relativo prossimo turno. Ci sono molte sfide importanti in questo 31esimo turno. La classifica cosa dice? Che il Gravina è sempre primo a 63 punti, con una gara in meno che recupererà nello spazio di 4 giorni contro il Bitonto Alvicino. Questo lo ricordiamo. Il Barletta è secondo in virtù dei risultati del 30esimo turno in solitudine con 60 punti. C'è subito lì sotto l'Altamura 58 in virtù del pareggio proprio con il Casarano che ha 57 punti. Le due squadre, Altamura e Barletta, si affronteranno peraltro domenica. Poi Atletico Vieste 52 punti. In questo caso il Vieste non sarebbe chiamato in causa per quanto riguarda i playoff, perché il margine è superiore ai 7 punti. Ricordiamo che non deve essere né pari né superiore ai 7 punti tra quinta e seconda in questo caso. Andiamo avanti con la Vigor che è a 45 punti, 42 l'Atletico Mola, Novoli 40, Molfetta 38, Sud-Est Locorotondo 37 punti, 36 per Bitonto ed Unione Calcio, poi Otranto 35 con il Leverano, Hellas Taranto 34, sta risalendo la squadra ionica, poi Mesagne 33 e poi praticamente le due Cenerentole, ovvero Grottaglie e Castellaneta. A 19 punti, questo il prossimo turno 31esimo a Barletta Altamura, ve lo accennavamo già prima, Casarano Unione Calcio, poi Castellaneta Atletico Vieste, Gravina Novoli, Grottaglie Bitonto, Leverano Atletico Mola, Mesagne Molfetta, Locorotondo Otranto e poi Vigor Trani e la Staranto. Noi focalizzeremo l'attenzione in special modo su Barletta Altamura perché abbiamo un ospite della team Altamura, avremo degli ospiti via collegamento telefonico anche da Barletta e delle interviste inerenti anche alla gara, quella del Casarano. Saluto Nicola Massaro, giornalista di Tutto Fidelis. Ciao Danny. E poi torna a trovarci un gradito ospite, ovvero Vitangelo Spadavecchia, portiere della team Altamura. Buonasera, ciao Danny. Allora, partiamo subito, Nicola, con una breve analisi dell'ultimo turno. Dicevamo c'erano tre gare di cartello, tra cui la sfida, quella tra Altamura e Casarano. A beneficiarne è stato il Barletta, che è riuscito a vincere nel derby della sesta provincia contro la Vigor, ma un campionato che praticamente resta ancora aperto, con degli incroci ancora importanti, vedi Altamura-Barletta. Sì, assolutamente, un campionato che resta aperto e tutto da vivere. Sarà difficile che cambi qualcosa in vetta perché obiettivamente ci sono 3 punti attualmente, però l'abbiamo detto, la capolista ha un turno in meno, quindi penso che sarà molto difficile recuperare quella posizione. Però ci si aspetta un campionato, una fine di campionato molto, ma molto interessante in chiave playoff, perché si continua a lottare, il Barletta ora è in forma e sta dando continuità ai risultati. Tu hai seguito, diciamo, in particolar modo l'eccellenza 2 stagioni fa, parliamo quindi del lungo testa a testa tra Gallipoli e Fidelis Andria, poi l'anno scorso c'è stato un altro testa a testa tra Virtus, Francavilla e Nardò, che tra l'altro si sta ripetendo anche in Sì. Serie D. Quest'anno invece, insomma, è cambiato rispetto agli ultimi 2 anni, è cambiata più che altro la bagarre lì davanti, perché davvero c'è molto equilibrio, ci sono tante squadre forti, attrezzate, poi ci sono piazze importanti, oltre al Barletta, insomma, ci sono piazze come Casarano ed Altamura, escludendo il Gravina che è primo. Sì, assolutamente. È un campionato probabilmente molto più interessante. L'anno in cui la Fidelis salì tramite poi i playoff, il testa a testa era tra Fidelis appunto e Gallipoli. In questo caso invece il campionato sulla carta, lo ripetiamo, è ancora aperto. Penso che ci sarà da lottare, lo ripeto, fino all'ultimo, anche perché non molla nessuno. Io credo che anche il Casarano, dopo il cambio di allenatore, darà una sterzata a questo campionato. Ora serve la continuità. Questa è la parte finale del torneo, serve assolutamente la continuità. E poi dopo, se rimarrà così la classifica, se non erro, Altamura e Casarano disputeranno la prima parte dei playoff e poi la vincente andrà a scontrarsi con il Barletta. Per, diciamo, parzialmente la Se classifica rimarrà dice così, questo, ma mancano tre.
Sarà comunque una lotta fino all'ultimo perché sono tre compagini che sono ben costruite. Tu, Vito, hai giocato in grandi categorie, ma soprattutto in grandi piazze. Ne puoi dare conferma, insomma, che questo è un campionato dove viene denotato un grande equilibrio, ma poi soprattutto ci sono davvero delle piazze molto importanti. Si chiama eccellenza, però forse si legge in un'altra maniera. Ma io l'ho detto dall'inizio, a mio parere è un campionato, cioè le prime quattro che sono in testa al campionato d'eccellenza, non avrebbero problemi a stare in testa a un campionato in Serie D. È un campionato molto molto aperto, noi per fortuna come squadra, come Altamura, da dicembre abbiamo fatto veramente tanti punti. Penso, che l'unica squadra, cioè il Barletta abbia fatto qualche punto in più, però comunque abbiamo dato veramente una sterzata al campionato, perché comunque, ricordando da dove eravamo partiti, eravamo penso settimi, ottavi da dicembre, e adesso, ci stiamo giocando una bella fetta del campionato, o comunque, il nostro obiettivo è arrivare secondi. Quindi daremo il massimo in queste ultime quattro partite per centrare l'obiettivo e per giocarci i playoff in casa. Lo stavi dicendo tu, soprattutto con una squadra esperta per la categoria, ma soprattutto che si è subito messa a lavoro, nel senso che pochi proclami e tantissimi fatti. È stato questo, diciamo, lo slogan, il motto che avete rivissuto quotidianamente e che vi ha accompagnato. Sì, siamo veramente un gruppo compatto, un gruppo umile, fatto di giocatori importanti perché è inutile nascondersi. Ci sono giocatori veramente che fanno la differenza in categorie superiori. E, nonostante questo, abbiamo affrontato comunque squadre, che, non sono state inferiori a noi, ma, hanno giocato veramente, alla pari. E vedi Casarano, che comunque la reputo una squadra molto ben attrezzata. Il Barletta adesso lo affronteremo domenica. Il Gravina lo stesso è un'ottima squadra, a mio parere. E quindi è un campionato molto, molto, molto aperto. Ecco Vito, c'è molto rammarico per quanto riguarda la gara, quella di domenica, sicuramente perché eravate lì poi ad una manciata di secondi è arrivato diciamo, il gol del pareggio, anche per come si era messa perché poi l'avevate ripresa nonostante la loro inferiorità numerica. Sì, è stata una grossa mazzata, tra virgolette, però ci sta nel calcio e questo a mio parere serve per dare maggior forza e maggior convinzione nei propri mezzi affinché comunque la domenica successiva riesci poi a tirare fuori il massimo da tutti quanti. Abbiamo preso gol effettivamente all'ultimo, praticamente allo scadere, all'ultimo secondo della partita. È normale essere arrabbiati perché comunque avevamo assaporato quasi la vittoria che ci consentiva di rimanere secondi e comunque mentalmente avrebbe giovato, insomma, a tutti quanti. Però adesso abbiamo una partita importante, una bella partita dove gli stimoli si creano da soli e ce la giocheremo alla pari cercando di portare a casa la vittoria perché il primo obiettivo è quello. Contro il Casarano, l'abbiamo detto, guidato da Mimmo Oliva che aveva sostituito il precedente tecnico Toma. Noi lo abbiamo sentito in vista di un'altra gara importante per i rossazzurri, ovvero quella tra Casarano ed Unione Calcio. Oltre ad Oliva abbiamo anche ascoltato le parole di Tommaso Salvestroni, ovvero difensore del Casarano. Mister Oliva, un ritorno in panchina qui a Casarano e subito un pareggio nello scontro al vertice contro l'Altamura. Sì, e direi che domenica abbiamo fatto un buon risultato per come si era messa la partita. Siamo rimasti dal 40esimo in 10, quindi non era assolutamente facile contro un'ottima squadra come l'Altamura. Quindi ancora oggi, come ho detto domenica, ringrazio tutti i ragazzi perché hanno dato una prova proprio di forza e di carattere. Quindi
E adesso abbiamo il Biceglie domenica e abbiamo un'altra partita dura, perché questo campionato purtroppo tra virgolette è un campionato molto duro, e tutte le domeniche incontri squadre ben attrezzate, quindi ci sarà da sudare pure domenica, e speriamo bene che di portare via questi 3 punti per ambire in quel secondo posto, che sarebbe comodo per noi. Guarda, mancano 12 punti, cioè 4 partite. Barletta sta a 3 punti, quindi perché non crederci al secondo posto? E noi cercheremo di mettercela tutta queste 4 partite. Mentre volevo aggiungere qualcosa in merito proprio alla sfida di Altamura. Sì, nel senso, vorrei solamente rispondere al direttore sportivo dell'Altamura, perché leggendo la sua intervista ho visto cose, ha detto cose non veritiere. Siccome innanzitutto io sono un uomo, sono arrivato in tacchi, come ha detto lui, ad Altamura, e sono uscito in tacchi. Quindi andare a dire certe cose non fa bene al calcio, visto che lui stesso ha detto sono due società gemellate, quindi si dovrebbe regolare a quello che dice, solo questo. Per questo rush finale, il Casarano come arriva, come ha anche ritrovato la sua squadra dopo vari mesi di assenza? Guarda, io ho trovato una squadra in forma, una squadra forte, una squadra che ha voglia di vincere, una squadra che è di veri uomini, quindi sinceramente sto tranquillissimo sul valore di sti ragazzi, che sono prima di tutto grandi uomini e poi sono grandi giocatori. Tommaso Salvestroni. Il Casarano, reduce dal pareggio con l'Altamura, adesso si ritrova davanti questa Unione Calcio Biceglie. Sì, domenica abbiamo questa importante partita contro il Biceglie, per noi conta solo vincere, abbiamo 4 finali alla fine, dobbiamo dare continuità di risultati, quindi dopo il pareggio di Altamura dobbiamo cercare di prendere i 3 punti contro una squadra comunque difficile da affrontare, che sta lottando per la salvezza. E sicuramente non ci renderà vita facile. Il ritorno di mister Oliva ha dato la scossa attesa? Il mister lo conoscevamo già, e comunque faceva parte già di questo gruppo all'inizio, quindi è stato ben accetto. E sicuramente c'è la massima volontà di raccogliere il massimo da qui alla fine, come comunque abbiamo sempre provato a fare. E certo, dopo il pareggio di Altamura in 10 uomini c'è comunque una consapevolezza forte del gruppo, e quindi ci dà ancora maggiore slancio per il proseguo del campionato. Mister Oliva ha detto che l'obiettivo del Casarano è il secondo posto, lo spogliatoio ci crede? Certo che ci crediamo, abbiamo 12 punti a disposizione, sicuramente se le prendiamo tutti e 12 abbiamo buonissime probabilità di arrivare secondi, quindi certo che siamo consapevoli della nostra forza e sicuramente ci crediamo. Allora, torniamo in studio, ne abbiamo già parlato ampiamente della gara quella contro il Casarano. Vito, alla fine comunque, insomma, sono parole che restano lì nel rettangolo di gioco e poi, insomma, vengono praticamente dimenticate una volta finita la gara. No, vabbè, diciamo che comunque il mister del Casarano ha parlato così è perché ha pareggiato all'ultimo secondo, altrimenti non avrebbe detto certe cose, se ne sarebbe andato piangendo ad Altamura. Però vabbè, il calcio è bello per questo. Noi, ho detto, dobbiamo far tesoro dei nostri errori, perché è giusto così, e rimboccarci le maniche, perché abbiamo l'occasione per riprenderci il secondo posto già da domenica. Diciamo, nel post-gara si discuteva tantissimo sul fatto che si poteva chiudere prima questa benedetta gara, diciamo, contro il Casarano. Voi cosa avete cercato di fare? Nel senso che speravate più che altro di colpirli in contropiede, o magari c'è chi vi imputa tra i tantissimi tifosi di aver avuto un atteggiamento, o meglio aver avuto il baricentro un po' troppo basso, senza... A mio parere... Dopo il 2-1 abbiamo creato 3-4 palle gol evidentissime per poter
portare a 3 le nostre segnature. Non ci siamo riusciti, poi comunque voi le condizioni del campo... Diciamo che voi siete una squadra abituata a giocare tantissimo palla a terra, le sì. condizioni del campo erano pessime domenica. Sì, il campo effettivamente ci penalizza parecchio, perché ogni domenica giochiamo su un campo molto molto insidioso, sempre molle, bagnato, ed è un problema perché comunque la nostra è una squadra tecnica che ama giocare palla a terra, soprattutto vedendo i giocatori che abbiamo, sì. quindi... Abbiamo più difficoltà a tenere palla a terra su questo campo, però ciò non toglie il fatto che abbiamo creato 4-5 palle gol, ripeto, è vero, ci siamo abbassati gli ultimi 10-15 minuti, però adesso sto rivedendo il gol di Telcore, l'abbiamo rivisto più volte regolare quel gol, ecco, volevo chiarire questo anche. Quindi. Sì, eccole le immagini, dovremmo... avere, sembrerebbe di sì, dovremmo avere in collegamento telefonico il direttore sportivo del Barletta, Gianfranco Francavilla. Sì, buonasera Danny, ciao ai tuoi ospiti. Ciao Gianco, ben ritrovato a Starter. Allora Gianfranco, per voi una gara davvero importante, arrivate con 14 risultati utili consecutivi, 3 vittorie di fila ed una vittoria di carattere nel derby, quella contro la Vigor Trani. Sì, dici bene, abbiamo avuto una partita molto difficile in quel di Trani dove siamo riusciti a portare in porto un risultato positivo su un campo impossibile. Domenica ci giochiamo questa carta importante con una squadra importante perché l'Altamura è una squadra costruita per vincere e vediamo un po', tireremo fuori tutto il meglio di noi come abbiamo fatto in queste partite e cercheremo di portare in porto il risultato. Una gara, chiudendo il discorso per quanto riguarda la gara, quella contro la Vigor Trani, che vi ha visto rispetto alle altre volte combattere più di grinta e di carattere, come dicevamo, era l'unico metodo per uscire con i 3 punti, viste le condizioni del terreno di gioco che erano ai limiti della praticabilità. Sì, dici bene, perché comunque il terreno di gioco non ci permetteva di esprimerci come noi facciamo di solito, insomma. Abbiamo trovato una squadra che comunque ha dato battaglia fino all'ultimo secondo, noi altrettanto abbiamo giocato su dei ritmi dove noi oramai siamo abituati a farlo, quindi è stata veramente una battaglia sportiva, si intende, dura, su un campo difficile, ma una vittoria secondo me molto importante. Partita quella di domenica contro la Team Altamura che assume connotati molto importanti sia per la classifica ma anche per l'interprete in campo. Sono due squadre importanti, l'hai detto tu, ma soprattutto che sviluppano una cattiveria agonistica davvero molto simile, quella di Altamura e Barletta. Sarà una bella gara. Sì, penso di sì, penso che sarà una bella gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre che non si risparmieranno in nulla e speriamo insomma di portare in posto il risultato, anche se come ho detto prima l'Altamura è una squadra importante, ma noi veniamo da 14 risultati utili consecutivi e vogliamo allungare questa striscia e vogliamo cercare di mettere un'ipoteca su questo secondo posto. Vi aspettate una cornice di pubblico importante per quanto riguarda il tifo biancorosso? Sì, direi proprio di sì. I nostri tifosi non ci hanno mai abbandonato, ma penso che domenica sarà veramente uno stadio pieno e tutto colorato di biancorosso, come presumo saranno seguiti anche i tifosi dell'Altamura. A vincere sicuramente sarà il biancorosso. Gianfranco, ti faccio un'ultima domanda, per quanto riguarda invece i pullman se ne è parlato tantissimo, ci saranno delle navette insomma che accompagneranno i vari tifosi messe chiaramente a disposizione dalla società allo stadio San Sabino di Canosa? È un tentativo che è stato fatto già in passato ma non è andato a buon fine, penso di no, comunque so che anche senza di questo la gente di Barletta ci seguirà e sicuramente andremo ad affrontare un tutto esaurito, penso, domenica. Va bene, grazie Gianfranco, in bocca al lupo per domenica. Crepi, un saluto ai tuoi ospiti.
Allora, torniamo in studio. Vito, dicevamo cattiveria agonistica tra queste due squadre che forse presentano qualche similitudine dal punto di vista dell'atteggiamento, nel senso che sono due squadre abbastanza sanguigne. Sì, noi abbiamo da dicembre abbiamo puntato solo su quello, perché comunque alla fine penso che questo campionato, se non corri, non sei cattivo, agonisticamente parlando, fai molta fatica, perché comunque vai a giocare in campi in terra battuta, vai a giocare campi difficili, con squadre che non sono il top, ma comunque creano problemi. Quindi se non hai la cattiveria agonistica nel DNA, fai veramente fatica. Lo dimostrano anche negli anni passati squadre costruite per vincere che non sono arrivate nemmeno nei play-off. Quindi penso che sia la cosa fondamentale essere cattivi, agonisticamente parlando, certo. Avere fiducia nei propri mezzi e cercare sempre, ogni domenica, di portare a casa sempre il bottino pieno. Per poter ambire a posizioni importanti. Posizione importante è quella del primo posto, che voi avete realmente sfiorato, nel senso che comunque rimane delusione sia da una parte che dall'altra in vista della gara di domenica, cioè sia in casa Barletta, anche se potenzialmente a 3 punti, sia in casa Altamura, nel senso che vincendo quella gara, ora stiamo parlando dell'Altamura, vincendo quella gara forse anche quel primo posto non sarebbe poi stato così tanto illusorio. Sì. Sono d'accordissimo, abbiamo avuto la possibilità di vincerla, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, purtroppo è andata male e niente, adesso abbiamo come obiettivo principale il secondo posto, ripeto, che ci garantisce di giocare i playoff in casa, e penso che comunque da parte nostra avremo anche il supporto di tantissimi tifosi che veramente abbiamo pian piano riconquistato. È veramente bellissimo vedere lo stadio pieno, lo stadio di Altamura strapieno di gente ogni domenica, e soprattutto in trasferta ci hanno seguito, adesso penso che ci seguiranno domenica in tanti, a Gravina erano più di 1000, quindi... Sono numeri di un campionato di Lega Pro, penso. Certo, proprio dei tifosi diciamo ne parleremo dopo, perché parlando di Gravina c'è il tecnico dell'FBC, vale a dire Gennaro Di Maio. Buonasera. Salve mister, ben trovato a Starter. Allora, grazie. Le faccio subito una domanda per chiudere il discorso Coppa. Insomma, alla fine... ha pesato il risultato, quello dell'andata tra FBC e Mazara ai fini della qualificazione, anche se qualche occasione l'avete avuta e come per poter andare a vincere in Sicilia, insomma? Sicuramente sì, sicuramente è stata, tra virgolette, compromessa la gara di andata subendo quei 2 gol. Comunque la squadra ci ha creduto, ha cercato di andare a fare la partita lì con grande personalità, senza, anche rischiando qualcosina come giusto lo fosse, ci abbiamo provato in tutti i modi, non ci siamo riusciti, siamo sicuramente rammaricati perché ci tenevamo ad andare fino in fondo, però non è stato così, l'importante è averci provato, sono orgoglioso dei miei ragazzi e quindi ora ci rituffiamo in quello che è subito la sfida di domenica. 2 gare in casa, la sfida di domenica, ma nel giro di 4 giorni insomma passa anche il Bitonto dal vicino, crede che in questi 4 giorni insomma possa decidersi gran parte della vostra promozione in Serie D? Ma credo di sì, sono 2 partite fondamentali nelle quali dobbiamo cercare di fare il massimo, di fare 6 punti e poi di conseguenza capire cosa è successo dietro e vedere se si è messo un altro tassello importante. Alla fine comunque resta il fatto che è importante essere artefici del proprio destino, e voi lo siete praticamente da inizio anno, insomma è un campionato, ormai gli addetti ai lavori lo dicono tutti, che potete perdere solo voi per come ve la siete costruita meritatamente questa promozione.
Certo, è dalla quarta giornata che siamo primi in classifica, quindi sicuramente un motivo ci sarà, sicuramente abbiamo fatto un grande campionato, ma al momento non si è ancora fatto nulla, perché come dicevi tu abbiamo il destino nelle nostre mani e quindi vincendole tutte sicuramente saremmo in D, però bisogna giocarle, bisogna farle prima, c'è gente dietro che corre, vuole cercare di come giusto che sia, di sperare che noi cadiamo, ma ripeto, dipende solo da noi in questo momento. Va bene, mister, gentilissimo come sempre, in bocca al lupo per domenica. Crepi, grazie, un saluto a tutti, buona serata. A proposito del proprio destino, Vito, diventa importante la gara contro il Barletta, vincerla, nel senso che poi voi riuscireste a mettervi al secondo posto ed essere quindi artefici del proprio destino senza aspettare insomma risultati a destra o a manca? No, non si possono fare calcoli, perché comunque, come abbiamo visto nelle ultime settimane, ci sono stati capovolgimenti. Noi eravamo secondi, il Casarano era terzo, il Barletta quarto, poi insomma noi dobbiamo, ripeto, noi andiamo a Barletta per vincere la partita. Con tanta umiltà, con tanta cattiveria agonistica, poi sarà il campo a dire quale sarà la squadra più forte in quel momento, però ripeto, noi daremo battaglia su ogni palla come abbiamo sempre fatto, e io sono convinto che con la nostra umiltà e con la nostra voglia di vincere, la cattiveria che abbiamo sempre dimostrato in tutte le partite che abbiamo fatto finora e con l'aiuto dei nostri tifosi, io penso che riusciremo a fare un'ottima partita. Credi che Nicola, credi che questo campionato insomma si decida all'ultima giornata? Sì, campionato primo, io escludo sempre il primo posto perché l'abbiamo detto, insomma il Gravina ha un vantaggio cospicuo, difficile che riesca a perderlo. Sì, bisognerà capire bene il secondo posto. Sì, per quanto riguarda il primo posto, e chiudiamo poi la parentesi sul primo posto. Credo che il Gravina deciderà le sorti del proprio destino nel match che dovrà recuperare. Per quanto riguarda invece il secondo posto, è ancora tutto da decidere. C'è questo scontro diretto domenica che sarà molto interessante. Tra due squadre che a dicembre hanno subito una rivoluzione e che ora stanno andando bene, quindi credo che sì, le prossime gare saranno molto ma molto decisive. A proposito di tifosi, mi avevi dato l'input prima, Vito, è stato molto importante da parte vostra, lo abbiamo detto prima, ci sarà una cornice di pubblico molto importante al San Sabino, tra l'altro insomma i colori sono gli stessi, però voi avete fatto un altro grande passo, lo avevo chiesto anche ad Alessandro Curci qualche settimana fa, ovvero fare ritornare quella gente che un po' si era disincantata dopo la prima parte di stagione, e questo è stato un compito che insomma non può che appagarvi, almeno sotto questo punto di vista, perché contro il Casarano c'era davvero tantissima gente. Sì, diciamo che abbiamo cercato con i nostri mezzi, con l'aiuto della società, con l'aiuto di tutti quanti, di riportare l'entusiasmo che tra virgolette si era perso prima di dicembre. Infatti noi siamo arrivati, non dico tra lo scetticismo, ma comunque c'è stato un blocco che insieme al direttore sportivo si è mosso da Mola ad Altamura, e quindi non era facile andare in una piazza, passare da una piazza dove c'era poca gente, a Mola veniva veramente poca gente, ad un'altra piazza, Altamura, dove c'era un clima un po' meno tranquillo rispetto a Mola, e inanellare una serie di risultati utili che ci hanno permesso di riconquistare la fiducia di tutta la città, perché alla fine veramente domenica c'era tanta gente, e quindi noi siamo veramente fieri di aver fatto tutto questo, e saremo ancora più fieri se riuscissimo a centrare l'obiettivo del secondo posto e magari regalare la Serie D ai tifosi, perché comunque noi non ci nascondiamo, l'obiettivo è quello di arrivare secondi e poi di giocarci le nostre carte per la Serie D, perché comunque la nostra squadra è attrezzata per farlo, e quindi ripeto, noi daremo battaglia fino alla fine per centrare l'obiettivo. Arriva secondo chi sbaglia di meno? Arriva secondo chi sbaglia di meno, e
chi subisce meno gol, chi riesce a buttare dentro la palla, perché poi alla fine in queste categorie chi fa gol per prima la maggior parte delle volte vince la partita. Nicola, insomma, due squadre davvero che hanno dato il massimo, come dicevamo prima. L'Altamura in 23 gare ne ha persa soltanto una, peraltro contro il Gravina, dall'altra parte 14 risultati utili per il Barletta, ingredienti che ci sono tutti per assistere davvero ad un bel match. Sì, c'è da sottolineare anche il fatto, lo dicevo poco fa, che le due squadre hanno subito una netta rivoluzione nel mese di dicembre, questa rivoluzione ha dato i frutti sperati. Credo che sarà un bel match, un match importante, lo ripetiamo, per entrambe le squadre, per il destino di entrambe le squadre. Vincerà chi avrà più cattiveria, perché in queste e chi sbaglierà meno, perché in questa categoria è molto importante l'atteggiamento. Un'ultima domanda, poi chiudiamo, perché davvero siamo in chiusura. La faccio a te, Vito, perché davvero sei esperto più che altro di questo sport, del calcio, non sicuramente di questa categoria. Per quanto riguarda invece la lotta al vertice, è vero che abbiamo parlato, c'è un grande equilibrio. Comunque, se vediamo la classifica, e chiedo l'aiuto della grafica, insomma, questo equilibrio che è destinato ad arrivare sino all'ultima giornata è anche un po' decretato dal grande equilibrio che vediamo per quanto riguarda la lotta salvezza, nel senso che, fatta eccezione per Grottaglie e Castellaneta, non ci sono squadre materasso quest'anno. No, assolutamente. Io penso che nella lotta ai play-out, se non sbaglio, in questo momento è la Staranto Mesagne farebbero i play-out, giusto? Se non sbaglio. È la Staranto e Mesagne farebbero i play-out. Però nel giro di tre punti ci sono otto squadre. Sì. Io penso che da Molfetta siano tutte in bilico, quindi comunque è apertissimo sotto tutti i punti di vista il campionato. Penso che Vigortrani e Mola ormai... non sottovaluterei il Vieste, perché comunque il Vieste, vedendo il calendario, comunque ha delle partite che secondo me potrebbe vincere tranquillamente. Qui quella tra Vieste e Barletta l'ultima giornata. Quindi è tutto da decifrare ancora il campionato. Penso che comunque, ripeto, il Gravino ormai abbia vinto prima di Pasqua, penso che dia la svolta definitiva al campionato, penso. Va bene, con le parole di Vito Spadavecchia, che io tra l'altro ringrazio e saluto, chiudiamo qui. Ciao Vito. Piacere mio, ciao, buonasera a tutti. Saluto anche Nicola Massaro, giornalista di Tutto Fidelis, che oggi ci ha fatto compagnia in tutti e tre le parti, partendo dalla Lega Pro fino alla Serie D all'Eccellenza. Noi ci rivediamo per quanto riguarda Starter la settimana prossima, sempre di venerdì. Approfondiremo tutti i temi per quanto riguarda le gare domenicali, partendo dalla Lega Pro con Aldo Losito. Buona domenica di calcio a tutti, noi ci rivediamo venerdì. Pneumatici a prezzi imbattibili. Caporusso, centro ruote, revisione, leader nel settore sicurezza della tua auto. Esperienza, professionalità, tecnologia. La vita è un dono, la sicurezza un tuo diritto. Caporusso, centro ruote, revisione. Via Foggia 9 e via Tranvia 2G, Barletta.